ho capito. Sono venuto la prima volta a Milano, non era ancora finita la guerra, e per recarmi da un editore. Milano non era ancora così distrutta come l'avrei trovata poi nel 1945, quando sarei tornato la seconda volta. E naturalmente mi colpì in questo assetto urbanistico certamente diverso da Roma, con le sue strade più contorte, i suoi alti e bassi. La seconda volta fu invece nel luglio del 1945, quando venimmo a Milano insieme a Giuseppe De Santis e Gianni Puccini, facendo il percorso da Roma con una camionetta che ci mise 24 ore, e con il miraggio di fare a Milano qualcosa che somigliasse a cinema. Cinema, il copywriter era di Vittorio Mussolini, quindi non potevamo fare cinema, però volevamo fare e facemmo un settimanale che si chiamava Film d'Oggi. E da lì cominciò questa scoperta e questa vita straordinaria a Milano, di cui ho parlato sempre, su cui volevo fino a fare un film, insomma, la vivacità, gli incontri con pittori, scrittori, eccetera, con questa voglia di rinascita che caratterizzava tutti. Il battesimo artistico che mi aveva dato Milano nel 1945 mi restò come un'impronta indelebile, perché e aver fatto allora, appena finita la guerra, a Milano, un film come Il Sole Sorge Ancora, importante, anche se non del livello dei grandi film di De Sica, di Rossellini, ma insomma molto significativo, dove avevo fatto tutto, dallo sceneggiatore all'attore, e mi aveva lasciato proprio una voglia, una nostalgia di Milano. Io quando un anno dopo, finita la speranza che potesse nascere a Milano un polo industriale cinematografico, perché ci rendemmo conto che Milano era la città dell'editoria, ma non c'era sensibilità anche da parte di capitali, capitalisti, anche intelligenti, ma insomma era fuori dal cinema, tornavamo a Roma piuttosto delusi, depressi, con l'idea che crollava il sogno di una nuova industria cinematografica più avanzata, più moderna, come una città come Milano poteva produrre. Dario Fo era poi la stella nascente. Intorno a lui c'è la città che rinasce, i palazzi che vengono ricostruiti, e poi appunto questa voglia di comunicare, di trovarsi un angolo, ma anche da persona modesta come l'ho svitato, un angolo in cui poter essere attivo, produrre, inventare. Noi ci eravamo formati, la generazione del neorealismo, non solo leggendo e amando i libri più legati alle vicissitudini drammatiche del nostro paese, del mondo in generale, ma anche avevamo anche in quel periodo, forse in reazione alla guerra, c'era una gran voglia di ridere, ridevamo su tutto, avevamo sempre spunti, quindi non eravamo disarmati di fronte al fatto di poter raccontare qualcosa che fosse umoristico, satirico, insomma. E poi ci avviciniamo al culmine del neocapitalismo, con poi le ferite che tutto questo comporta, perché un certo tipo di lavoro, di incuria, di questo grande capitalismo che corre così anche la miniera, forse poco guardata, che a un certo punto arriva questa esplosione, e quindi la colpa, la responsabilità, il gusto di dire beh, allora vendichiamoci, insomma. E quindi c'è sullo sfondo anche le grandi lotte sociali. Ma tutto questo poi con una tonalità umoristica che però graffia anche.
Celestina. Celestina. Cassia Norris, questa grande diva del cinema degli anni 30, evidentemente aveva visto Il processo di Verona, la grande interpretazione della Mangano, e quindi mi invitò a raccogliere questo frutto, un po' della sua fantasia, un po' di uno sceneggiatore che poi rimaneggiammo, ma che non mi dispiaceva, tanto perché mi riportava ancora una volta a Milano, mi riportava ancora in un certo ambiente di Milano dove il boom economico era diventato prassi, insomma, sfondo naturale di qualsiasi vicenda. Svegli gli uccidi è un film preso dalla cronaca, ma la cronaca ne suggerisce un giorno di film. Io in realtà, che sono passato come regista della cronaca, per fortuna a volte qualcuno dice anche della storia, e poi dimenticano le commedie, ma ne avrei dovuto fare e ne dovrei fare uno al giorno, perché ne ho scelti nell'arco di 20 anni soltanto poi 6, se andiamo a stringere, perché ho scelto quelli che avevano un significato metaforico preciso, che davano l'idea di un'epoca. E Sveglia di uccidi cos'è? La storia, appunto, ancora di più di come la comunicazione crea sempre di più l'evento, cioè la notizia, e la stampa, insomma tutto quello che dovrebbe essere la conseguenza degli atti diventa invece formazione di atti. Mi piaceva proprio dipingere un personaggio che è costretto a vivere all'altezza a cui l'hanno messo, insomma, e quindi non poteva più raccontare balle come raccontò a me, come aveva cominciato. Lui dice, ma sai, mia zia mi diceva di pagare delle bollette, io andavo a pagare queste bollette, un giorno c'erano tanti soldi, allora sai, c'era una pistola a giocattolo, l'ho tirata fuori e mi sono fatto dare i soldi, così. Chi ci crede, insomma, capito? È un contaballo proprio. Rudring l'ho incontrato 2 o 3 anni fa sul Lago Maggiore, dove stavo girando del Maine. Lui c'ha un bar, mi ha detto, ah, lei mi ha salvato da alleggerito la mia condanna, perché lei nel suo film mi ha dipinto come un pirla. Ma Vieni a Milano nasce anch'esso da un fatto di cronaca. Il personaggio di Cavallero mi affascinò perché lui disse tutto, per questo facemmo il film. 40 giorni dopo l'evento noi già giravamo, perché Cavallero aveva una logorrea incredibile. Quando fu arrestato, pagine intere di giornali vennero fuori con tutte le sue gesta, la sua mentalità, il suo ritratto, insomma, il suo ritratto era perfetto, era già lì, insomma. Ed era un ritratto di rovesciato della realtà di un boom economico oramai assestato, con le sue gerarchie, i suoi riconoscimenti di livello, e quindi anche Cavallero vuole l'ufficio, vuole, manca poco che abbia anche l'amministrazione, l'avvocato. E quindi lì piano piano siamo arrivati alla indirettamente, come a dire, della società positiva e negativa, c'è lo stesso linguaggio, c'è la spettacolarità, gli inseguimenti, anche lì adottai una tecnica perché feci gli inseguimenti prevalentemente in piazza, mi pare Piazza Napoli, che è una piazza grande, circolare, con teleobiettivo, si perdeva il senso della circolarità, per cui facendo ruotare le macchine sembravano come se fossero seguite linearmente, insomma, quindi mi piacque anche divertirmi in queste invenzioni di macchina da presa, insomma. Ricapitoliamo, cerca di fare alla svelta, mi raccomando, e la lira mai dopo, sempre prima, 20 kg, la 20.000, insomma, hai capito? Ricordati, fai in modo che i clienti si svestano il meno possibile. Anche te, togliti soltanto le mutandine e non farti mai toccare il petto. Mai.
lo spunto mi venne da una cosa che mi raccontò Roberto Rossellini, che quando andava nel 48, girava con la Bergman, nel 49, e ogni giorno si recava sul 7 lì vicino a Napoli. A un angolo dove c'era un semaforo, lui ci fermava, c'era sempre una donnetta, così, che aveva l'aria di dire: mi può dare un passaggio? Gli diede un passaggio. E sta donnetta, dopo un po', gli disse: signori, io devo fare una chiavatina. E lui rimase allibito, andava a vedere Ingrid Bergman, figuriamoci. Ma questa cosa me la rimane, non c'entra, diciamo, però mi piacque come refrain proprio di tutto il film. Il film mi piacque vedere come questo problema della prostituzione minorile passava in tutti gli ambienti, anche quelli alto borghesi, eccetera, insomma, quindi un ritratto in controluce della società del benessere. E la nebbia io l'amavo, invece non c'era più a Milano. E stavolta dico: beh, chiariamo la nebbia, forse poteva avere anche un senso simbolico, insomma, ecco, inconscio. È vero che io ho colto in questi film di cronaca sempre qualcosa di essenziale, eccetera, però è vero anche che facendone a Milano diversi, questa Milano mi è entrata dentro, nelle fibre, insomma, e quindi alla fine viene fuori anche, indipendentemente da quella che è la trama del film, insomma, certi ambienti, certe atmosfere, me le trovavo naturali, insomma, quindi forse così appaiono certe sistemazioni urbanistiche, che pure quelle erano lontane dal tecnico urbanistiche che avevano dominato Roma, quindi per me qualcosa di sorprendente, di diverso. Il nord era la parte più avanzata del paese, quindi è lì che volevo stare, è lì che volevo documentare, ispirarmi, piuttosto che Roma non mi ispirava, non riuscivo a trovare, pur essendo romano, la suggestione. Mi sembrava che questi, anche certi eventi, pure lì di cronaca, si spegnessero in una cornice che evocava allora cose ancora più grandi, il papato. Invece Milano era la città per me, dove ero, che mi aveva maturato, insomma, che mi aveva dato il battesimo nel 1945 come città modello dello sviluppo italiano, insomma, quindi quello per me rimaneva il termometro a cui adeguarmi, insomma, per esprimermi. Io ho vissuto per una decina d'anni, sempre quando sono venuto a Milano. Poi ci sono tornato e poi tornato ancora, sempre nell'area di via Ferrigliari, via Ferrioscuri, via Solferino, e quindi ho conosciuto tutti i famosi bar frequentati allora poi da tutti gli artisti, eccetera. E questo sicuramente mi ha facilitato poi a immaginare delle ristrettezze, per esempio di quella cucina dove Dognazzi perde la lettera, la vita agra, dove ci sono questi stranieri addirittura. E queste sono cose che ho vissuto anch'io, insomma. Licenziarmi per scarsità di rendimento, il colmo. Non mi davano mai niente da fare, i plotoni, scusa. C'è però il fatto che tu eri ancora in prova. Sì. Tanto adesso devo ricominciare tutto da capo. No, mi spiace perché lo usavo un punto. Perché te ne due mezzi di taleggio. Che per fare la spesa. Attraverso questi film si può raccontare Milano, la sua evoluzione e indirettamente anche l'evoluzione di tutta la società italiana. Cosa vuol dire? Niente, sono i sogni che fa un operaio di periferia quando va al centro di Milano. Un'altra vestina. Bella, peccato che non capisco tutto. Che se no, ma che schiena parla di stupi.
e se no, ma quando mi te caressi la tua bella faccetta in scinetta mi par deve su un sciur che il galadio ne va in armadio. Bella faccetta. La 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 la